Namaste, Satrikal ji, Assalamu alaikum. Per questa nuova lezione prendo di nuovo spunto da un commento che è stato fatto a uno dei miei video precedenti in cui si parlava del verbo ana, cioè venire, in relazione non soltanto al movimento fisico, ma alla capacità di fare qualcosa. Ebbene sì, il verbo ana, venire, costruito con il dativo, cioè per chi non ha studiato latino o altre lingue declinabili, il complemento di termine, cioè quel complemento che risponde alla domanda a chi do qualcosa, a chi mando qualcosa, a chi dico qualcosa, questo qui è il complemento di termine o dativo. Il verbo ana, costruito con il dativo, permette di assolvere una funzione importantissima in Hindi e Urdu, vale a dire esprimere l'abilità, proprio come è la stessa cosa che succede in inglese con il verbo can. Ma cerchiamo di capire un po' meglio come funziona. Supponiamo che io voglia dire io so cucinare cibo indiano. E devo rendere questa costruzione con l'equivalente letterale dell'italiano a me, indiano, cibo, cucinare, viene. Questa costruzione è un po' strana, ma una volta automatizzata, estremamente semplice e molto utile, è appunto l'espressione dell'abilità con il verbo ana al dativo. Per poter fare una varietà di esempi e per poter avere un repertorio di frasi da utilizzare, dobbiamo, consolidare le nostre conoscenze relative ai pronomi, personali al dativo, che hanno talvolta delle forme speciali. Noi sappiamo già che possiamo rendere il complemento di termine o dativo in Hindi e Urdu con la posposizione co messa dopo un nome, un sostantivo o un pronome. E per i sostantivi non ci sono problemi, sappiamo che se terminano in a lunga e sono maschili, modificheranno la a lunga in e, quindi l'arka, ragazzo, l'archeco, al ragazzo. In tutti gli altri casi non ci saranno cambiamenti, né che si tratti di femminili, né che si tratti di maschili non terminanti in a, salvo che siano termini plurali, nel qual caso aggiungeranno sempre la desinenza un. Quindi non so, ai ragazzi, l'arconco, alle ragazze, l'artionco, alle donne, ortonco, agli uomini, admionco, senza differenza, sempre un. Singolari, solo il maschile terminante in a cambia in e, tutti gli altri restano uguali. La situazione si complica un po' con i pronomi, perché i pronomi a volte hanno delle forme speciali, a volte no. Esaminiamoli uno per uno. Pronome personale di prima persona, io, me. Che cosa succede se è seguito dalla posposizione co? Beh, se è seguito da co, ma non assume la sua forma speciale, me si trasforma in mujh, con j aspirata. Quindi mujhko, a me. Questa è la forma regolare. Tum, voi o tu, come io inglese. Non cambia seguito dalla posposizione ko, e quindi diciamo semplicemente tumko, a te, a voi. Ye e vo, lui, lei, vicini e lontani. Questi cambiano e diventano is e us, quindi isco a lui, a lei vicino, usco a lui, a lei lontano. Ham, noi, non cambia, hamko a noi, tum l'abbiamo visto prima, vale per tu e vale per voi, ye e vo, plurali, cambiano in e un, quindi inko a loro maschile e femminile vicino, unko a loro maschile e femminile lontano. Ap non cambia, apco a lei, onorifico. Ulteriore complicazione è determinata dal fatto che tali pronomi, nella loro forma obliqua seguita da co, possono avere una forma speciale, un po' come le abbreviazioni in inglese, quando creiamo delle contrazioni. Non so, do not, che diventa don't, non è esattamente così, ma esistono delle forme speciali che voi potete non usare, tant'è vero che tanti parlanti del subcontinente indiano, che magari non sono di madrelingua Hindi o Urdu, ma hanno imparato queste due lingue in quanto lingue nazionali e sono magari di madrelingua di un'altra lingua locale, non le utilizzano, utilizzano le forme standard mujhko, tumko, isko, hamko, eccetera. Le forme idiomatiche contratte
sono le seguenti e non esistono per tutti i pronomi, ma solo per alcuni. Mujhko, a me, può essere detta più semplicemente mujhe, mujhe, con j aspirata, mujhe, a me. Tumko, a te, a voi, può essere reso con la forma contratta tumhe, tumhe, con questo he finale nasalizzato, tumhe. Isco, usco diventano al singolare, is ovviamente è singolare, diventano ise, use. Hamko può diventare hame, sempre con nasale finale come tumhe, hame, a noi. Inko, unko, plurale ovviamente, terza persona plurale, possono essere resi con inhe, unhe, sempre con e finale nasalizzata. Apko non cambia mai, non ha mai forma contratta, è proprio il più semplice di tutti, per questo vi consiglio di parlare sempre all'onorifico. Ora che abbiamo un po' riepilogato tutte queste forme del pronome al dativo, al complemento di termine, con le sue forme speciali, facciamo un po' di esempi pratici. Innanzitutto, a che cosa serve esprimere l'abilità? Beh, l'uso più comune è assolutamente quello di dire se sappiamo parlare una lingua, se noi o qualcun altro sa parlare una lingua. Quindi, non so, ad esempio, io volessi dire io conosco la lingua hindi, potrei semplicemente tradurre questa espressione in modo molto idiomatico con l'equivalente letterale dell'italiano: a me hindi viene. Mujhe hindi aati hai. Mujhe hindi aati hai. Mujhe hindi aati hai. Attenzione a questa terminazione hindi aati hai femminile. E perché è femminile se io dico mujhe e sono un uomo? Perché, ovviamente, io non sono soggetto, ma sono complemento di termine. A me hindi viene ed è hindi a essere soggetto. E le lingue sono tutte femminili. Per cui, quando un uomo dice che sa una lingua utilizzando questa costruzione, deve usare il verbo al femminile. E non vi fate ingannare da eventuali parlanti indiani non madrelingua hindi e urdu che vi dicono: ah no, ma devi usare il maschile perché sei un uomo. È un errore. Bisogna usare il femminile quando si dice a me una lingua viene, a te una lingua viene, eccetera. Usiamo il maschile invece quando esprimiamo l'abilità nel fare qualcos'altro. Non so, per esempio, volessi dire io so cucinare. Cucinare può essere reso in due modi. Possiamo dire preparare cibo, cucinare cibo. Diciamo che il primo implica una preparazione magari che non ha cottura. Comunque, ve le insegno tutte e due. Preparare cibo, cibo innanzitutto è khana. Khana, che incidentalmente è anche l'infinito del verbo mangiare. In pratica è l'infinito sostantivato. Cioè noi diciamo il mangiare. Khana. Mangiare cibo è khana khana. Sembra una presa in giro, ma è proprio così. Preparare banana, banana come il frutto proprio in italiano, stesso suono. Quindi, cana banana, preparare cibo, cucinarlo, cana pacana. Ammettiamo che io voglia dire io so cucinare. Mujhe cana pacana aata hai. Mujhe cana pacana aata hai. Voglio dire, so cucinare cibo indiano. Mujhe hindustani cana pacana aata hai. Mujhe hindustani cana pacana aata hai. Supponiamo che io voglia dire so guidare. Anzi, cambiamo un po', diciamo sai guidare. Diciamo che automobile può essere detto in vari modi. Possiamo dire car dall'inglese, possiamo dire motor, sempre dall'inglese, un po' deformato con pronuncia indiana, oppure il vocabolo autoctono è gari. Gari, con r retroflessa, la famosa r veneziana gari. Guidare è condurre, cioè chalan, chalan, quindi gari chalana, guidare automobile. Mujhe gari chalana aata hai, se dicessi che io so guidare. Tu sai guidare, tumhe gari chalana aata hai. Praticamente uguale, cambia soltanto questo complemento di termine iniziale. Voglio fare la domanda, voglio chiedere, scusi, lei sa guidare? Kya apko gari chalana aata hai? Molto semplice, no?
supponiamo di voler dire, non so, lui non sa suonare il sitar. Sitar ovviamente è lo strumento indiano e non cambia, è termine indiano. Suonare è bajana, bajana. Diciamo a lui, e immaginiamo che sia lontano, e quindi di usare vo, forma obliqua, usco, forma contratta, use sitar bajana nahi ata. Use sitar bajana nahi ata. Kya use sitar bajana ata hai? Ji nahi, use sitar bajana nahi ata. Molto semplice. Può risultare un po' complesso il fatto di dover usare queste forme, eventualmente con ko, usko, sitar bajana, atahe, o le forme contratte use, mutko, muje, eccetera. Ripeto, potete utilizzare tranquillamente le forme con ko. Non è necessario che utilizziate quelle contratte speciali. Sarebbe utile riuscire a capirle. Ecco, semplicemente questo. Buon ripasso. E buono studio e alla prossima lezione. Firmilenge.